Sì, a me, boh, sinceramente mi sembra che questa misura sulle case green sia effettivamente, come ha detto qualcuno, al di là che sia stata la Lega o altri, un delirio. Cioè, qui si va a mettere in difficoltà i più poveri. Cioè, qui, in base a questa norma, chi è più povero diventerà ancora più povero. Ma che Perché se tu non hai disturbo. soldi, no, è la realtà, perché se tu non hai soldi per efficientare la tua casa secondo i parametri green, cosa che costa tra i 35 e i 60 mila euro, 65 mila euro, e tu non hai la disponibilità di quei soldi, la tua casa vale il 30-40% di meno. Questo è quello che accade con questa cosa qui. Beh, già oggi è così, Borgo Nuovo. Lei lo sa In che c'è la Italia, certificazione energetica già oggi infatti e questo c'è l'obbligo sì. di dare la Sì, certificazione vabbè, però energetica non è nella la stessa compravendita cosa, e nella dai, su. locazione? Lei lo sa Scusate, questo? Lo noi sanno andiamo, certo che tutti. esiste, E che lo quindi c'è un sapete. L'Ungheria deprezzamento aveva se non fatto. hai la certificazione energetica? Quindi sì, questo va a peggiorare enormemente la situazione, si peggiora una cosa che è già penalizzante perché ha pochi soldi. Questo è quello che avviene, il 12% delle case in Italia sono efficienti da quel punto di vista. Certo che chi non ha problemi di soldi fa un piccolo investimento, si efficienta la casa e tanti saluti, è a posto. E chi quei soldi non li ha, come fa? Allora, facciamo un piccolo Già, passo guardate che avanti, già vediamo la sui protesta della furti. Lega di ieri alla Camera.